Carissimi amici, buonasera a tutti ed eccomi in diretta con le mie interviste esclusive con tanti bravissimi autori. Questa sera ho di nuovo con me i bravissimi, inarrestabili, posso dire, infaticabili, lo posso dire senza essere smentita, senza possibilità di essere smentita. Naturalmente, prima le donne, Sara Marino e Andrea Ansevini. Ciao ragazzi! Ciao a Ciao tutti! Ciao Daniela, ciao a a tutti! tutti! Buonasera, come state? Tutto bene, tutto bene. Poi io tutto bene, non ci si Dai, lamenta. in questa bella estate, questa sera è 4 luglio 2023, diciamo, siamo già a luglio, come vola il tempo. Prima Quello è vero. dicevamo, vero Sara, che era da un po' che non ci vedevamo. Con Andrea no, mi vedo molto più spesso, mi vedo online naturalmente molto più spesso, ma con te Sara era passato un po' di tempo Sì, è vero, è vero, è vero. prima di vederci, e invece ora qual miglior occasione se non quella di questa sera, ovvero di mostrare la vostra ultima, ma ultima si fa per dire, chissà in cantiere cos'altro avrete. Ma sarà l'ultima domanda che vi farò, non me la voglio bruciare ora. Quindi vi dico, mostrate a tutti in contemporanea i nostri 1.000 fogli sparsi. Sara Marino, Andrea Ansevini, che bella copertina, quanto mi piace, bravissimi. E so che l'autrice, colei che ha fatto questa bella copertina, tutta l'illustrazione grafica fuori, È lei qui sotto. ma anche all'interno del libro è Sara Marino. Brava Sara, mi è piaciuto Grazie, molto, grazie. Ci ho mi è piaciuto provato. molto. Tanto è vero che io mi sono posta il problema: ma Sara è un'illustratrice per professione o è un hobby? Cos'è? È un È un hobby, hobby, un hobby. È un una hobby che passione. allora. In realtà il disegno è nato ancora prima della scrittura, perché io ai tempi volevo fare il liceo artistico addirittura, vabbè, poi ho fatto il classico. E il disegno no, il disegno nasce da molto prima della scrittura. Io adoro disegnare, disegno praticamente, credo, no, da piccolina forse. E il disegno è molto rilassante per me, mi diverte molto, mi rilassa, mi piace anche, quindi mi piace, E ti disegno tanto. piace naturalmente. Certo, è un'altra forma, è un'altra forma di possibilità di esprimersi, no? Un'altra forma d'arte. Ci abbiamo Maria Grazia Porceddu. Ciao Maria Grazia, un saluto. Ben ritrovati, ben ritrovata anche te naturalmente. Si sono già collegati, si stanno collegando i nostri amici. Io voglio ricordare che noi ora siamo in diretta, ma naturalmente ci potranno, per chi non può in questo momento, ci potranno rivedere in replica, vederci. Ma sì, ma abbondate, riguardateci di nuovo, perché noi qui stiamo a parlare di una cosa molto bella, molto che mi è piaciuta, come tutte le cose, devo dire. Sono un po' faziosa, pochino. Di Sara e di Andrea, che questi vostri progetti editoriali mi piacciono tanto. Sì, mi piacciono perché c'è un motivo principale, perché la vostra fantasia, in fondo, alla fine, mi sorprende sempre. Non è Grazie. che so che voi avete tante cose nella testa così, però voi mi sorprendete sempre perché sono sempre cose nuove, sono sempre progetti nuovi, diversi, interessanti. A partire dal titolo I nostri 1.000 fogli sparsi. Ora, il titolo mi è piaciuto tanto. Poi ho capito perché mi domandavo, ovviamente, mi domandavo, ma perché di questo titolo, il titolo per un libro, in questo caso per una raccolta di racconti come è il vostro, sono 10 racconti complessivamente, e mi ha appassionato molto. Perché? Mi ha incuriosito molto. Perché? Perché questo libro, questa raccolta, parte da lontano. I nostri 1.000 fogli sparsi. Perché voi avete, anche come me, tanti fogli sparsi sulla scrivania. Una caterbata. Moltissimi, guarda.
Ma una Sono dappertutto fogli, roba che sputano come quando funghi devono. fogli. Esatto, guarda, infatti, roba che quando devono venire gli amici, io sono costretta a nascondere tutto Ma perché scherzi, sennò. plichi dappertutto, di qua, di là, dappertutto. È una vergogna, altrimenti, tutti Ce questi l'abbiamo in fogli. ogni dove, guarda i fogli tutti. Sì, è anche una vergogna, ci vergogniamo di averli tutti poi sparsi sulla scrivania. Ecco, questa è la verità. Scrivania, libreria, mobili Libreria, vari, dappertutto. sui mobili, dietro, ce li ho appoggiati, non so più cosa fare. Ora, i nostri 1.000 fogli sparsi, naturalmente, sono partiti, li avete iniziati a scrivere, questi fogli sparsi, li avete iniziati a scrivere durante il lockdown. Ora sembrerà, dite, ancora, un'altra cosa, di nuovo, un attimo, c'è la carissima Serena. Ciao Serena, ciao, buonasera cara, carissima. Anche lei molto, molto brava. Non dico L'ho altro. Lei è conosciuta di brava. persona, bravissima. Ci Lei è siamo una conosciuti qualche mese persona fa, bravissima. veramente. Non solo una persona bravissima, è un'artista completa e sa anche scrivere bene. Allora, tornando a voi, è partito tutto durante il lockdown. Voi avete iniziato, anche perché siete amici veri, amici nella realtà, amici su Facebook, ma nella realtà, amici veri. E avete iniziato a scrivere durante il lockdown e da allora non vi siete più fermati fino a pochi giorni fa, praticamente un mesetto fa, quando avete detto: ma noi di questi nostri 1.000 fogli sparsi, ma che cosa ce ne facciamo? Li vogliamo tenere lì così ad impolverarsi? Ma no, c'è la lampadina che si accende. E cosa succede? Mettiamoli insieme. Facciamone una raccolta, te Sara ti occupi della veste grafica, ci inseriamo dentro anche dei tuoi disegni che sono tanto belli, Andrea è uno che esce il fumo dalle orecchie praticamente, di conseguenza pubblichiamolo in self su Amazon e via, e parte questo bellissimo progetto. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto, perché a me l'antefatto dei libri, di come nascono, mi piace molto, perché bisogna farle sapere queste cose, questi antefatti, queste cosine, perché incuriosiscono molto il lettore, no? Perché altrimenti sembra che noi scrittori all'improvviso nascono da sottoterra, compaiono sti cosi, e invece no, è frutto di fatica, lavoro, scrittura, tempo perso. Correzione, non ci piace, riscriviamolo. No, ma va bene così, no, ma va bene così. Quindi è, riassumendo, è una gran fatica. E quindi poi alla fine poi ci ritroviamo questo bel prodotto. Rifacciamolo vedere, cari Andrea e Eccolo Sara. qua. Guardate quanto è bello, guardate qua. Facciamo vedere anche la quarta. Facciamo vedere anche la quarta, cari. Ecco, e lì c'è naturalmente la sinossi. Perfetto. E quindi arriviamo alla pubblicazione. 10, 10, c'è anche Adele. Ciao Adele, un abbraccio. Ciao carissima, sempre presente, non manchi mai. Mi fa molto piacere. E naturalmente, succede che questi 10 racconti hanno delle particolarità che mi sono piaciute ora. Per esempio, ce n'è uno che è una cosa molto bella perché ha vinto un premio particolare, un premio di racconto breve originale ad un premio letterario per la sezione Violenza sulle donne, che il racconto si intitola Il coraggio di Sandra. E questa è una cosa naturalmente molto molto bella che avete fatto su un argomento. Ciao Francesca, grazie Francesca, anche tu sei sempre presente, sempre gentilissima. Ti abbraccio cara, poi ci rivediamo a Roma, alla Fiera di Roma, come mi auguro e spero che ci possiamo rivedere anche con Sara e con Andrea alla prossima Fiera di Roma a dicembre. Più libri, più liberi, incrociamo le dita naturalmente. E quindi questa cosa qui, purtroppo di questa piaga, ormai è una piaga della nostra società,
che si risolverà soltanto, è inutile fare chiacchiere, 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 ci vuole solo un fatto concreto. Leggi severissime e vedi come si risolvono le cose. Ma Più che purtroppo, altro certezza della pena, essenzialmente. certezza, appunto, leggi severe, certezza della pena. Questa è la verità. Niente, niente, è pazzo, non sta bene, era ubriaco, era drogato, non era in sé, ma basta, basta, basta. Basta, non era premeditato, era premeditato. Non vogliamo più sentire queste stupidaggini, queste scuse. Brava Serena, le devono applicare le leggi soprattutto. Allora, e quindi c'è questo brano molto bello e poi ce ne sono tre vostri sulle vostre avventure insieme. Perché voi, ora, io non ve lo voglio neanche chiedere, non lo voglio sapere. Se è frutto della vostra fantasia o se sono avventure realmente accadute. Tutto può accadere quando si incontrano Sara e Andrea, io questo lo so. Tutto può accadere in quanto a fantasia, cose che accadono, ma non perché disilludere? Quanto è brutta la disillusione. A me piace sempre lasciare così, le cose così, lasciate in sospeso. Mi piace lasciarle. E quindi ci sono anche questi tre vostri racconti insieme di avventure che mi sono piaciute molto. Gli argomenti che voi avete trattato sono argomenti che spaziano dal thriller, dal noir, dall'horror, l'ho detto, al fantasy. In fondo sono argomenti che sono i vostri preferiti, questo io lo so e l'ho capito, perché entrambi, quando spubblicate per vostro conto, soltanto voi, il vostro genere preferito, sul quale la vostra scrittura, il vostro intuito, la vostra ispirazione si butta sempre su un genere che è un thriller, un fantasy che a volte sfocia anche nell'horror. Ok? Quindi è quello, è inutile che ci giriamo intorno. Da voi non arriverà mai un altro genere letterario, poi non si sa mai, ma mai porre limiti. Vedo che Aspetta a Sara. dirlo. Alla Ci fine, surprise. Aspetta a dirlo, sarà eccolo qualcosa, però non diciamo nulla. No, qua. Oh, e lei, se no mi bruciate l'ultima domanda. infatti, non diciamo Infatti, nulla. bruciate l'ultima domanda. Per favore, non me la bruciate. Allora. L'ho detto prima che la prefazione è di Gino Marchitelli, lo dico ora, la prefazione è di Gino Marchitelli, non dimentichiamocelo. Allora, domanda di rito, ho capito che questi fogli erano sparsi, io mi rendo conto che erano sparsi, ma a chi dei due è venuta l'idea? Senti, ma che ne diresti poi di raccoglierli? Perché mi sono stufato di vederli. Andrea, è lui il Sì, colpevole. perché è nata l'idea con la pagina che abbiamo prima creato una pagina Facebook che si chiamano i nostri 1000 fogli sparsi. Poi, siccome avevamo appunto, come hai detto pure te, molti racconti da parte, ne abbiamo presi 10 e li abbiamo messi qui dentro, un po' per alcuni concorsi che abbiamo preso parte, un po' appunto di nostra fantasia, un po' che ci sono stati commissionati e quindi ci siamo detti facciamo una raccolta e ne abbiamo messi 10 su 18 che ne abbiamo scritti. Esatto, E quindi ci assolutamente. siamo detti come chiamarlo così, ma ci è venuto questo nome e è venuto fuori questo nome così. Dopo lei l'ha Perfetto. ingigantito ancora più bello con la sua copertina e quindi è venuta fuori questa bella cosa. Ho provato a proporre a lei varie bozze, magari con caratteri che lei mi ha detto, suggerito. Abbiamo deciso alla fine tra 3-4 soluzioni qual era quella più bella e abbiamo scelto questa. Non poteva, il titolo non poteva che essere questo, ho adorato, adoro questo titolo. E anche la parte appunto grafica, come ho più volte già detto, di Sara, davvero molto molto bella e che poi accompagna bene. Sara, vogliamo far vedere qualche, altrimenti sembra che lo diciamo soltanto, vogliamo far vedere qualche disegno che è stato inserito all'interno? Ecco, vedi? Vedi, c'è questo che è accanto a quale racconto, Sara? Allora, questo è il disegno di Un una gigolò notte. all'inferno. È quello proprio. Ti faccio vedere invece un altro che mi è sempre piaciuto molto, questo, Va una bene, rosa faccio nera. vedere.
Bello, e questo invece appartiene al Ah, una rosa nera, pensiero. questa siamo A andati quale sul libro? sicuro. Una rosa nera. Una La rosa rosa nera. nera. Bello, mi è Sono tutti piaciuto. caratterizzati dal, diciamo, questo ad esempio è un gigolò all'inferno, c'è cioè l'omino un po' Sì, inquietante. uno dei racconti che a me è piaciuto di più, un gigolò all'inferno, perché in Sì, quella è realtà. stata una mia, una, questa è stata la mia idea, mi pare abbiamo preso spunto da quello, perché mi è tratto. È stato un racconto un po' particolare perché mi è venuto da una specie di semisogno che feci una notte, di questa cosa un po' inquietante. E allora, come tutte, tu lo sai, no? Quando uno sogna qualcosa di strano, il scrittore Eh cosa fa? sì, Lo mette su carta, insomma. assolutamente. E vogliamo mica non mettere su carta ciò che i nostri sogni ci ispirano, ci suggeriscono? Certo che no, bisogna Esatto. sempre ascoltarli perché i sogni ci possono dare dei grandi suggerimenti. Mi è piaciuto molto che per ogni racconto c'è una illustrazione di Sara che in realtà fa riferimento Certo, all'argomento sì. che viene trattato. Quindi questo è davvero molto bello. Devo Quindi, vedere anche questa. anche questo, esatto, Il anche cane questo sarà. d'Emil, questo è più horror, però, questo è il Sì, racconto. questo è Forse è più quello horror. Andrea che si avvicina più all'horror, direi, il cane d'Emil. Anche l'ultimo, però, Labirinto Rosso Sangue pure, è abbastanza Ah, horror. quello sì, anche quello, Labirinto Rosso È Sangue. Sì, no, abbastanza sì. tosto quello pure. Quella, Pure quella ancora, no, questo. forse sì, Labirinto Rosso Sangue più Che horror. poi lo facciamo presente anche chi ci sta guardando, non è che l'ho scritto un racconto, uno ha scritto uno, un altro, insieme. Magari uno ha scritto una pagina e mezzo, due, l'altro ha proseguito, uno ha letto, ha proseguito, così, distinto. Ci Ti siamo stavo collegati a vicenda chiedendo, l'uno con l'altro. Alla fine chi ha che legge non sa chi è che ha scritto una cosa e chi è che ha scritto l'altra. E quindi il prodotto è questo. Il bello è questo. L'abbiamo bello fuso questo. insieme e sono usciti questi racconti. E allora, Andrea, Sara, lo chiedo a tutti e due, qual è il segreto per scrivere insieme? Perché sono quattro mani e due cervelli. Ci si riesce? Perché siete due persone completamente diverse, un maschio e una donna, quindi con due, ovviamente, modi di pensare diversi, due personalità diverse, due esperienze di vita diverse, due città diverse. Come si mettono insieme quattro mani e due cervelli? Come nasce? Cioè, come Allora, funziona? per me, allora, essenzialmente non è semplice a prescindere. Io questa, beh, con Andrea è stata la mia prima esperienza di scrivere a quattro mani, poi abbiamo fatto altre cosucce con altre ragazze, però allora, essenzialmente secondo me bisogna scendere a compromessi perché tutti vorremmo uno, anche perché quando, almeno per me, quando inizio a scrivere io parto a raffica. Quando però devi scrivere con un'altra persona, a un certo punto ti devi fermare, devi mettere un Esatto. punto e quindi ti autoimponi di arrivare a quel punto. Quindi è un Vabbè. compromesso sia con te stesso che con la storia stessa, secondo me. Perché è anche un compromesso con i personaggi che crei, perché comunque tu crei dei personaggi che nascono per metà da me, per metà dall'altro autore, e quindi è una specie di fusione tra ciò che vuoi tu, ciò che vuole l'altro autore. E in realtà poi ciò che vuole il racconto stesso, perché in realtà poi il racconto, come al solito, fa vita sua. Esattamente. E te Andrea, per te Andrea? A parte, come ha detto Sara, io penso anche molto, vuol dire anche i gusti proprio letterari che leggiamo, quindi queste cose pure che ci accomunano, le letture, più o meno le stesse passioni per gli stessi generi. Anche questo messo insieme ha prodotto questo risultato. Dopo il resto sì, è come ha detto anche Sara, che è quello che penso anch'io. In realtà voi smentite un concetto base universale. La scrittura è solitudine in realtà, cioè si scrive da soli. Allora, al 98% ti dico di sì. 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 Poi c'è sempre, logicamente, se decidi di scrivere con altre persone, c'è anche chi scrive con più persone, anche due, tre, Certo, quattro, lì come ti ho detto, devi scendere a compromessi, devi uscire dalla tua zona comfort, della solitudine di quando tu scrivi da sola nella tua stanza, nel tuo ufficio dove uno scrive, e allargarti. Però relativamente, perché comunque quando scrivi la tua parte, tu scrivi da solo. Poi ti confronti, però quella nasce da sola comunque.
Certo, Sì, dopo certo. molto ha voluto dire anche confrontarci, sì, come ha detto anche lei, tra un racconto e l'altro, se uno non sapeva qualcosa, ci siamo, diciamo, sentiti, ci siamo fatti, diciamo, delle idee e dopo siamo ripartiti. No, io parlo per me, è stata una cosa abbastanza semplice, forse perché ho già scritto con altre persone e con lei Esatto. pure mi sono entrato, mi sono trovato bene pure con lei. Diciamo che Andrea, tu sei più abituato a scrivere in coppia perché lo hai Io già sì. fatto. Sara, Sì, per infatti. te era la prima volta che scrivevi con un'altra persona, nonostante comunque credo che quando ci si fida della persona con cui si scrive, il lavoro venga in un certo senso Vabbè, diventa alleggerito, più no? semplice Cioè. quando hai buttato i punti cardinali della storia, sai che comunque siete d'accordo su quello, quindi vai. Esatto, assolutamente. Vogliamo allora raccontare di questo brano, di questo racconto che ha vinto il premio contro la violenza sulle donne, la scelta di Sandra? Vogliamo raccontare? Allora, da donna parto io, dai. Inizia sì, dopo io dico il resto, dove arrivi finisco io. Domande. La prima a rispondere è Sara perché è donna, Non Andrea c'è perciò. nessun problema. Ok, vai Sara. Allora, quel racconto è stato in un certo senso Il molto. coraggio di Sandra. Sì, è stato un. Allora, come tutti i racconti di questo genere, sono molto complicati perché io quando Sì, creo sì. anche i miei personaggi, tu comunque ti immedesimi nei tuoi personaggi. Gli dai una parte di te, quindi una storia del genere nasce sempre un po' a fatica relativa perché comunque da donna tutte noi credo che più o che meno abbiamo avuto a che fare con uomini non proprio molto simpatici. No, Io non sono mai arrivata a livelli no. No, estremi come certo. quelli del racconto, però esperienze le abbiamo avute tutte, insomma, purtroppo. Purtroppo sì. Il Quindi polipone, quello che voleva approfittare, c'è sempre sì, stato. quello che fa il prepotente, quello che Quello che crede fa il che la sua prepotente, frase "Oh mio Dio, è nessuno", credo chiaro. l'abbiamo Quello che sentita si più o prende meno. delle libertà, è chiaro. Esatto. E quindi diciamo che ci ho messo un po' di ciò che uno ha vissuto relativamente, poi vabbè, allargandolo perché comunque doveva parlare di più di quello che uno ha vissuto. Quindi il coraggio di Sandra nasce da questo e nasce anche come comunque come messaggio di rinascita, di Esatto. speranza e più che altro di quanto può essere forte una donna per proteggere se stessa in primis, e poi in quel racconto c'è anche un figlio, quindi insomma proteggere anche ciò che metti al mondo, che dovresti amare di più al mondo, in realtà a volte non è neanche così su quello, quindi neanche sulle donne ci fermiamo, ma andiamo oltre. E quindi è nato con quest'idea, cioè di far capire come si può uscire e avere poi veramente quel classico, neanche lieto fine, che uno insomma è quello un po', diciamo, da romanzi, lieto fine, no, è vivere felici, l'essenziale è quello, l'essenziale è vivere felici e in pace, perché quello dovrebbe essere la vita normale, la pace, la serenità e avere accanto una persona che ti rispetta per come sei, per quello Esatto. che fai, che non vuole né cambiarti, né distruggerti, né obbligarti a fare ciò che vuole lui e neanche, come dire, far cose che nessun essere umano dovrebbe fare, sia né uomo che né donna. Io lo metto in generale, perché purtroppo a volte Certo. succede anche al contrario. Per te, Andrea? No, per me pure sì, infatti questa cosa qui sì, è un racconto molto particolare perché potrebbe, è una situazione che, come appunto, come ha detto Sara, che prende spunto veramente da cose che purtroppo sono su tutti i giornali che sentiamo dire. Però è un racconto abbastanza, in alcuni tratti, abbastanza crudo, pure per le tematiche trattate. Dopo sì, c'è questa svolta finale che è in positivo e quindi alla fine tutto è bene quel che finisce bene, però le ferite dentro fanno sempre male. I ricordi sono sempre presenti. Infatti, ha fatto lei pure un disegno proprio molto significativo di questo racconto, che tra Ma l'altro è questo anche molto bello di questo racconto, personaggio. un Se è, attimo dopo che lo facciamo anche vedere il disegno. saluto un attimo Chiara. Quindi Ciao Chiara, grazie per essere qui in è una nostra compagnia. situazione che purtroppo sì, al di là che parte crudo tutto quanto, poi dopo sì, c'è questa svolta. C'è, diciamo, la rivincita proprio che una donna si prende dal marito per tutto quello che ha subito.
In realtà quando si scrivono questi racconti, esatto, bellissimo, bellissimo, la bella illustrazione di Sara, in realtà quando si scrivono questi racconti, a meno che non vengono da storie vere, se invece sono frutto di fantasia, tra virgolette, ma fantasia si fa per dire, cioè ispirati purtroppo alla realtà dei fatti, è bene mandare dei messaggi comunque di positività. Se noi mandiamo un messaggio dove finisce male, in realtà non ha granché senso, no? Poi portare, cercare di portare conforto, ispirazione, coraggio. No, Sì, infatti qui dopo c'è proprio una rinascita e una rivincita per tutto quello che ha subito. È nato così per caso perché c'era il concorso delle Mezzelane, casa editrice, la pelle non dimentica, ci siamo detti perché non ci prendiamo parte? Ci abbiamo provato e l'abbiamo mandato. E ha vinto appunto questo premio che abbiamo detto poco fa. Diciamo che questo racconto essenzialmente il messaggio è anche di accettare una mano che ti viene porta, cioè Esatto. accettare l'aiuto che ti viene così all'improvviso anche, bisogna comunque afferrarlo in quelle situazioni perché quella potrebbe essere la tua La unica rete salvezza. di campo. Esatto. È importante un messaggio di speranza, di coraggio, di positività. È molto importante in una società che non ci concede di più di sognare. E noi che non siamo proprio dei Matusalemme, ma già 20 anni fa, voglio dire, si poteva ancora sognare. C'era un mondo che ti permetteva di sognare. Nella società di oggi tu vedi delle cose talmente incredibili che vanno al di là della più sfrenata fantasia di un essere umano normale, che tu chiaramente, che queste cose chiaramente uccidono la voglia di sognare, e per sognare si intende la voglia di costruire nuove cose, nuove idee, nuovi progetti. Questo è quello che manca ora totalmente. Cos'è che noi facciamo con la scrittura? Vogliamo creare delle speranze, dei messaggi che ci invoglino a sognare, ad andare avanti, a costruire, a creare nuove idee, nuovi progetti. Questo è la scrittura. Ed è una cosa, e questa è la vera missione della scrittura, il vero compito della scrittura, quello di non arrendersi, quello di continuare a immaginarci un mondo migliore attraverso raccontando anche delle storie crudeli, delle storie tristi, delle storie, perché chiaramente non è che possiamo raccontare sempre cose positive, ma anche attraverso il racconto e la narrazione di storie terribili, di storie brutte, noi possiamo anche in questo modo creare invece dei bagliori di luce, di speranza e di positività. Allora, Sara e Andrea, queste storie hanno però un unico grande denominatore. Raccontano di tanti argomenti, perché ogni storia racconta di un fatto, e io lo so bene, raccontare una storia che potrebbe essere tranquillamente sviluppata in poche pagine, e ce ne vuole di abilità, no? Perché non si va più a narrare, si va a restringere, a condensare, togliamo, no, dobbiamo stringere, Concentrato. dobbiamo concentrare il messaggio, quindi incipit, svolgimento e explicit, tutto raggruppato in una paginetta, in una pagina e mezza. Per questo ci vuole una grande abilità. Ogni racconto che voi avete inserito, di cui avete fatto una cernita ovviamente, perché ne erano 18 e quindi voi li avete dovuti scegliere, ecco, hanno un qualcosa in comune, secondo me. Comunque la voglia di essere liberi, la voglia di essere se stessi, la voglia di non lasciarsi intrappolare dalle proprie paure, dalle proprie difficoltà, un tentativo di fuga, ecco, una voglia di
di fuga verso la libertà, verso l'essere noi stessi, non ciò che ci suggerisce la parte negativa di noi, ciò che ci suggerisce la società, ciò che ci impone la società, ma c'è sempre alla fine il tentativo dei protagonisti e anche di voi, di Sara e Andrea nelle vostre avventure, di voler sfuggire poi a queste, a ogni forma di negatività. Prima che voi rispondiate, voglio salutare la meravigliosa Enza De Sculapio. Ciao carissima, grazie, grazie per essere in nostra compagnia questa sera. È sempre un piacere averti con noi. La saluto anche io, che l'ultima volta che ci siamo visti è stato lo scorso anno a Torino. Esatto. E allora, dicevamo, è vero, è così che questi protagonisti, comunque, anche nelle loro trappole mentali, perché alcuni si fanno male da soli, naturalmente, ma poi alla fine il loro desiderio, quando arrivano al limite di quello che gli accade, perché poi accadono delle cose ovviamente che li porta nel baratro. Quando si è nel baratro, poi si può fare solo una cosa: fuggire per cercare poi la risalita. È così? Vai, Sara. Allora, relativamente sì, perché insomma, almeno come li creo io i miei personaggi, cerco sempre di dargli un finale positivo, di dargli quel segnale di rinascita che c'è più o meno in tutti i racconti, però col concetto della se il personaggio in realtà è un personaggio di base negativo, diciamo che la sua fine non è molto positiva, come hai potuto vedere in alcuni racconti. Sì. Perché comunque io sono dell'idea che se sei dalla parte sbagliata, alcune volte la redenzione non è possibile perché a tutto c'è un limite. Perché bisogna anche prendere le responsabilità delle proprie azioni, che anche quello è un concetto relativamente molto importante. Non è che tutto può passare come rose e fiori, insomma. Se sei dalla parte del male e hai fatto tot, forse la tua fine purtroppo è quella. È Dovevi quella, però pensarci prima. dovevi pensarci prima, però c'è sempre un pentimento finale, anche se poi questo Sì, finale può però essere io. ovviamente Vabbè, sì, ineluttabile. quello sì, però diciamo che il pentimento finale secondo me è più paura di non aver avuto poi la possibilità di poter Sì. scegliere altro, cioè lì ti rendi conto che hai sbagliato la tua vita. Però purtroppo alcuni se ne rendono conto, come purtroppo abbiamo visto anche nei fatti di cronaca ultimamente, quella mitica frase "potessi tornare indietro". Certo, è mitica Quella la frase. frase la devi pensare prima di fare una cavolata, non dopo che hai fatto la Esatto. cavolata. Perché se no così siamo tutti bravi praticamente. Siamo bravi tutti. Eh. Andrea, tu cosa ne pensi? Un No, attimo qui io di sì, infatti, perché ci sono sì personaggi che purtroppo fanno una brutta fine perché si sono appunto comportati male proprio, hanno purtroppo questa punizione, tra virgolette, che li attende. E però ci sono anche sì racconti positivi, una svolta in positivo, nel senso che se tutto si riesce a risolvere per bene, il lieto fine c'è. Infatti sono, come detto, racconti di vario genere, diciamo più o meno diciamo, particolari, che susciteranno sicuramente chi legge molto interesse. Alcuni saranno un po' più particolareggiati, perché come detto sono proprio racconti horror, dove i personaggi alcuni, dopo che si sono pentiti, purtroppo, come si dice, il troppo dopo, come si dice, si spezza. È quello che capita ad alcuni personaggi. Tirano troppo, però purtroppo non c'è questa svolta positiva e non arriva. Quando ormai è troppo tardi, l'inevitabile è dietro l'angolo. Ci sono tanti amici questa sera che ci stanno seguendo. Voglio salutare Milena Bonvissuto. Ciao Milena, Elvi La Della saluto Via, anche io. grazie, grazie Elvi, sempre anche tu, sempre presente alle mie interviste. Grazie a tutti, ce ne sono tanti che ci stanno seguendo. Questo naturalmente mi fa molto piacere, ci fa molto piacere. Poi dopo Ecco, e anche di bello i protagonisti hanno pure che tra di loro alcuni protagonisti tra di loro si, diciamo, si ritrovano e si danno un punto di riferimento, un punto di forza per andare avanti. Perché come si dice, l'unione fa la forza e ci si sostiene l'uno con l'altro. E ci sono assolutamente. anche questi aiuti da ambele parti.
Ma voi, Sara e Andrea, la vostra fantasia, perché specie nel genere horror, nel genere appunto fantasy horror, nel quale voi naturalmente siete, verso il quale voi naturalmente siete portati, c'è niente da fare. Per ora, come la coltivate questa fantasia? La innaffiate al mattino, mettete il fertilizzante come si fa con le piantine? Come un bravo giardiniere, Un insomma. bravo giardiniere, esatto, diciamolo che gli scrittori si devono coltivare da soli, perché Sì, le io loro radici devono essere ben innaffiate, ci vuole il fertilizzante. mi coltivo abbastanza bene perché dalla serie non mi faccio mancare. Fantasy, almeno da me, non manca, a prescindere perché io, allora, leggo libri fantasy, guardo film fantasy horror che siano, guardo serie TV horror fanta che siano. Allora, leggo manga, io sono una lettrice accanita di manga da quando avevo 14 anni praticamente che compro manga e come puoi vedere, giusto per me, ho un po' da leggere. Esatto. Perché io sono in mezzo ai libri, Grande fonte di il ispirazione. Ti computer è manca, dentro la Sara. libreria, quindi ti dico solo questo, è poggiato sull'unica mensola vuota della libreria, c'è il computer, tutto intorno è pieno di libri e manga Esatto, dappertutto. esatto. In più, dato che c'è bisogno spaziare nella vita. Insieme a una mia amica abbiamo scoperto ora i drama cinesi, giapponesi, coreani, che tra l'altro fanno dei fantasy strepitosi. Sì. Bellissimi, bellissimi. Ho Bellissimi. scoperto questa cosa, bellissimi. Veramente Bellissimi. una fantasia L'ho sentito anche incredibile. da altre persone, Sara, me l'hanno E quindi detto. ora Non sono sono fogata anche su fan questa cosa e mi di sto questo guardando anche genere, però me questo. l'hanno detto. Ho dei fantasy molto, molto particolari, perché sono fatti Certo. in maniera. No, ma anche molti fantasy recenti con horror, fatti veramente bene. Poi quelli tutti ambientati nel periodo, visto loro, tutti fantastici, con tutti quei costumi bellissimi. Quindi quello che credo stuzzicherà parecchio la mia fantasia ancora di più. Quindi diciamo che io col fantasy, proprio colazione, pranzo, cena, Pranzo, merenda. cena ed aperitivo naturalmente tra il Di tutto di più, pomeriggio. poi vabbè, io leggo qualsiasi cosa, perché anche nei manga Certo. che ti ho fatto vedere prima, oltre al fantasy, io leggo BL, leggo Yuri, leggo un po' di tutto, mi piace. Vabbè, mi piace leggere a prescindere. Però, ad esempio, ho scoperto molte storie molto interessanti e chissà che cosa uscirà fuori. Chissà, chissà. Andrea, tu come coltivi la tua fantasia? Ti innaffi ogni mattina? Io pure uguale, sì, tanto leggendo qualsiasi genere anch'io e quindi scrivendo anche vari generi, quindi mi piace molto spaziare da un genere a un altro e trovare anche più mix di più generi, mettendo insieme tipo fantasy horror oppure un noir tendente a qualche risvolto thriller. Mi piace molto amalgamare pure i generi e creare storie particolari, appunto. Esattamente. Sì, perché mentre Sara nella sua scrittura di fantasy che a volte vanno nell'horror si mantiene in un certo senso più concentrata sul genere, no? Andrea a volte tende a inserire comunque qualche altro genere Invece io sì, all'interno. in un genere, magari in un libro, metto anche 5-6 generi amalgamati insieme. Ci può essere la svolta thriller, ci può essere quella gialla, il giallo, ci può essere la svolta romantica. E mi piace fare un mix di più generi mescolati assieme, creando appunto con la fantasia storie più o meno avvincenti in base a quello che ho in mente in quel momento da scrivere. Ma Sara e Andrea, i poveri racconti che sono stati scartati e che non hanno fatto parte dei vostri, nostri 1.000 fogli sparsi, ora, quale peccato originale avevano e perché sono stati esclusi? Ma poverini, ma non staranno piangendo? Cioè, No, perché? vabbè, stanno lì tutti insieme in compagnia, quindi si tengono compagnia. Si Vabbè, tengono compagnia. si tengono compagnia, ma sarebbe diventato un tomo Un praticamente tomo, questo. sì. Tieni conto, questo è già quasi 200 pagine circa, quindi. Lo so bene, mi avete Non so. costretto a leggere 212 pagine, Non ci costretto si fa per allarghiamo. dire, Appunto, se costretto. ne mettiamo tutti, vengono fuori Scusa, 400, ma 500 perché i miei pagine. libri Poi qui? adesso stanno lì, poi visto mai, pian piano col tempo ne teniamo fuori un altro, nel frattempo ne abbiamo scritti dei altri. Vabbè, Vedremo. mi volete più fare un'altra domanda.
avete questo difetto. Non me le bruciate le domande. Domanda, ve la faccio lo stesso. Ma quindi ci sarà un i nostri mille fogli sparsi, due, il ritorno. Va bene, il ritorno. Il ritorno. Anziché mille, duemila fogli sparsi, che nel frattempo stanno cresciuti. Non lo so, vedremo. Intanto vediamo come va questo, poi ne discutiamo. Poi vediamo come va. Poi vabbè, se vogliamo essere precisi, gli mancherebbero due per farne 10, perché ora sono 8. Quindi... sono 8. Quindi... ma staremo a vedere. Sarete a vedere. Patrizia Stella di Mare Giardini, ciao carissima. Anche la saluto. Presente, la nostra carissima amica. E quindi certo, diciamo che voi lasciate tante cose in sospeso, per non così, perché mai chiudere le porte in faccia ad un progetto, mai. Ma quello no, prima o poi tutto vedrà la luce. Prima o poi può accadere qualcosa. Di cose ne abbiamo tante, quindi tempo al tempo si saprà tutto quanto. Certo. Ho visto che state facendo una bella promozione a questa vostra, crea questo vostro neonato, che vi state muovendo abbastanza, vi state dando da fare, come è giusto che sia, perché diciamolo, un libro senza promozione, che fine fa? Sara, un libro, se un autore, gli autori non lo promuovono, che fine fa questo libro? Allora, con la quantità industriale di libri che vengono pubblicati ogni ora praticamente, già cade nel dimenticatoio dopo, secondo me, 2 giorni i libri in generale. Quindi bisogna tenere alta l'attenzione, però secondo me senza mai strafare, perché il troppo storpia anche su questo caso, perché la sovraesposizione non fa mai male. Cioè fa male perché sentire sempre la solita cosa 30 volte di seguito, lo sentivo anche ieri, lo senti anche ieri l'altro, basta. Quindi però puntare su un tot di curiosità, insomma, buttare lì l'amo ogni tanto, secondo me logicamente stuzzica la curiosità, la gente dice ma chissà, e quindi si può interessare questa cosa. Poi vabbè, sai, bisogna colpire anche, devi trovare il genere che piace alle persone, il periodo anche, ora sai, questi uno va al mare, vada in ferie, un librino da portare dietro è sempre utile. Però diciamo che i libri non scadono mai. Di conseguenza, anche se ora mi rendo conto che fa caldo e siamo più propensi ad andare a fare una passeggiata per prendere un po' d'aria e mangiare un gelato, piuttosto che stare in casa a leggere un libro, però ovviamente lo si può fare quando finisce l'estate, quando finiscono... Ma secondo me il momento per leggere uno lo trova sempre, se lo trova sempre, visto la sera, prima di andare a dormire, o se no adesso ora che uno è in ferie, quell'attimo, quella mezz'oretta anche, che ne so, dopo mangiato, prima di mangiare, uno sta in un prato, legge un libro, sulla spiaggia legge un libro, in montagna mentre prendi il sole, si può trovare. E poi io credo che ogni autore, ogni progetto editoriale avrà comunque un proprio pubblico. Perché quindi la promozione a questo serve in realtà, a fare in modo di crearsi e di attirare un proprio pubblico. Non ci sarà mai altre persone che non amano il genere, magari per altri motivi sono anche, possono essere anche prevenuti, no? C'è gente che può essere presuntuosa e non si interessa a degli autori, c'è gente appunto che è snob e non si interessa a certi autori, e ce ne sono, che non ti metterebbero un like ai tuoi post, lo vediamo giornalmente su Facebook, sui nostri social. Ci sono tanti motivi del perché si può scegliere un autore con il proprio progetto e non si sceglie quell'altro. Quindi perciò credo che ognuno di noi può avere una propria fetta di pubblico. Bisogna soltanto sollecitare, ecco, invogliare. Questo è importante, perché a volte l'apatia del lettore è lì che vorrei ma non voglio, no ma non posso, vorrei ma non voglio, perché e ci sono tanti mille perché, e invece con una adeguata e giusta promozione, suggerimento
e che sia però, come tu dicevi prima, Sara, non ossessivo, no? È il modo migliore per poi attirare il pubblico, fosse anche uno per volta, no? Anche uno dice: mi sono conquistato un lettore. L'insieme fa la massa. D'altronde è la somma che fa il totale. Voglio, tante piccole goccioline fanno tanti piccoli lettori, fanno tanti lettori, fanno un seguito che poi non abbandonerà perché resta fedele a quel tipo di autore, a quel tipo di autrice, e a quel genere, al modo di scrivere, anche banalmente al modo di porsi, al modo se è simpatico o se è antipatico, si sceglie anche per simpatia o per antipatia. È anche vero che per quanto riguarda le presentazioni dal vivo non bisogna mai farne 50 perché alla fine non puoi, c'è chi verrebbe più, bisogna fare quel numero giusto di presentazioni che abbiano sempre in sé l'effetto sorpresa, in realtà, che non Esatto. siano mai ossessivamente tutte le settimane, 10 in un mese di continuo, perché altrimenti il pubblico poi, invece di attirarlo, lo si allontana, è ovvio, cala e lo si allontana. Anche perché ti ho visto una volta, ti ho visto due volte, è sempre quello. Non è che, poi non è che uno pubblica un libro nuovo ogni settimana, No, purtroppo. Cioè, non, assolutamente. fisicamente non ce la possiamo fare questa cosa, no? Chi scrive di proprio pugno, io lo dico sempre, chi scrive di proprio pugno un libro ogni 2 anni? Sì, ci vuole un po' di E poi tempo. non è solo, cioè io lo posso finire anche in 4 mesi un libro, Ma però sì, poi lo devo è una questione rileggere, anche quello non mi di tutto piace, quello lo devo il tagliare, quello lo lavoro che rimetto c'è di. intorno, che poi richiede sempre, no? Sì, ma Cioè tanto poi la la prima stesura non è mai correzione, quella, eh. esatto, la correzione, il dubbio che sorge, no, ma quella Questo non cosa mi non mi piace, lo tolgo. piace, Rimetto lo tolgo, quest'altro. Ma quella tolgo anche quello. prorogo, quell'altra colà, esatto. Classico di ogni libro. Classico di ogni libro. Allora, prima di fare l'ultima domanda, quali sono i vostri progetti in comune? Ma i nostri 1.000 fogli sparsi che meritano di essere letti, questa raccolta di racconti di Sara Marino e Andrea Anselmi, ecco, innanzitutto va bene, lo potete trovare su Amazon, perché è stato pubblicato in self su Amazon e quindi basta andare, è inutile divagare su altre, si va su Amazon, lo si acquista e arriva in 2 giorni a casa, quindi più comodo di così non vedo. Ma ci sono delle presentazioni in presenza, diciamolo, live, dal vivo, Insieme all'orizzonte? Cosa no. c'è all'orizzonte per questi bellissimi fogli sparsi? Per ora, per il conto mio, per ora presentazioni online. Esatto, Poi prima andremo anche a o settembre, tra un po', perché le meritate ferie quest'anno me le faccio eterne. poi. Praticamente. Eterne, E dato ti l'anno scorso ho toccherai a lavorato per tutta dicembre, ti l'estate, toccherai a quest'anno no. dicembre. Mi pare giusto. Ricomparirai a dicembre. Sara Marino farà di nuovo la sua apparizione a A dicembre. settembre. Andrea, tu invece in Io stand. adesso io ho diverse cose in programma, poi tra un po' sì, mi concederò qui un po' le meritate ferie qui o per qualche settimana stacco e non ci sono per nessuno e poi dopodiché ritornerò verso settembre-ottobre, appunto con altre presentazioni in programma e altri eventi che mi attendono. Esatto, ma il salotto culturale di Sara e Andrea per ora non tornerà, naturalmente. Per ora non Per torna. adesso no, però io settembre-ottobre partirò con l'altro format che già ho fatto e quindi ho già diverse persone che si sono prenotate, diverse richieste e Esatto. quindi adesso ancora dobbiamo decidere il giorno e ripartiremo più avanti. Assolutamente. Allora, siamo arrivati alla fine di questa bella intervista e live in diretta e vi voglio fare la fatidica domanda. Ma Domanda. in comune, perché in comune, sempre non tra di voi, non da soli, ma in comune, io lo so, ci sono altri progetti.
Me lo immagino, non è che lo so, io me lo immagino, senza rivelare nulla, per carità. C'è qualche altra cosa in comune che Beh, certo, vedo. non diciamo cosa, ci sono Ci delle cose. sono delle cose, perfetto, perfetto. E non necessariamente, come dicevamo all'inizio di questa intervista, non necessariamente di genere. Del vostro genere, dei vostri generi preferiti. Può darsi che vi buttate sul romance. Tutt'altra cosa. Una bella storia Non diciamo d'amore. nulla. Vi buttate sul Romance futuro. insieme no, la vedo molto complicata perché già io faccio fatica a scriverli per me i romance. In quattro, due, ma no, non ce la posso fare. No, 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 no. No, non ce la puoi fare. No, cioè, ho scritto da sola un Da sola, lo romance. so bene che tu da sola hai scritto Ancora devo i uscire, ma è una cosa un po' più okay. particolare. Quello è un BL, quindi ho Certo. tentato questa strada nuova perché, come parlavamo prima, quando un racconto ti bussa nella testa, tu lo devi far Bisogna uscire. secondarlo, non c'è niente da fare. Quindi, dato che c'erano, in realtà sono due racconti questi che mi bussavano. Uno l'ho mandato alla casa editrice, alle mentrane casa editrice, quell'altro ancora non l'ho mandato perché ho detto, vediamo intanto questo. E sono due romance, quindi per me è stato scioccante, ma secondo me è stato scioccante anche per Rita che l'ha ricevuto da me un romance. E per Maria Romance, che Grazia, che è il comunque. capo editor, quando lo leggerà, secondo me, bah, cioè, ma sai, siamo sicuri che. Perché diciamo io e il romanticismo siamo in due porte diverse, praticamente. Io invece un romance adesso uscirà adesso fine estate, che è tratto da una storia vera che ce l'ha già le Mezzellane casa editrice. Quindi io ho questa svolta che non ho mai fatto, è la prima volta. È tratto da una storia, come detto, realmente accaduta e ci sarà, lo dico solo senza dire chi è, una prefazione di un noto cantautore. Esatto, e non solo Andrea. Dico solo milanese, dico, però di più non posso svelare. È chiaro, assolutamente no. Va benissimo. Allora, rifacciamolo rivedere in contemporanea i nostri 1000 fogli sparsi, Sara Marino e Andrea Anselini, lo potete trovare su Amazon, digitate, andate su Amazon e dopo 2 giorni arriva questo bellissimo C'è volume anche in qui. ebook, eh? C'è Ricordiamo. anche un ebook perché loro sono democratici. Tutti e C'è due. anche un ebook in tutte e due le versioni, Diverse edizioni. cartaceo e ebook. Quindi non avete scuse. Quindi non ci sono scuse. Allora, io vi ringrazio Sara e Andrea per essere stati in mia compagnia per le mie interviste esclusive. È sempre un piacere avervi ospiti perché siete simpatici e poi. Voglio dire, avete sempre tante cose da dire, tante cose da promuovere, quindi è sempre bello. Con voi non ci si annoia mai, posso dirlo, posso dirlo tranquillamente. E quindi io vi aspetto, naturalmente voi mi farete sapere. Ricordatevi che sia in coppia che singolarmente, io vi ospiterò sempre nelle mie interviste, video. Live in diretta, vi ospiterò sempre perché sono sempre molto curiosa e sono appassionata della vostra scrittura. Ciao Va Sara, benissimo. ciao Andrea, Ciao, grazie. grazie. Ciao Daniela, Grazie. grazie a te e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Esattamente, grazie a tutti cari amici, alla prossima, buona serata, ciao.